Siamo con il Presidente della Vis regionale Andrea Marchini in una giornata importante. Abbiamo davanti a noi, vicino a noi, l'albero della vita. Dall'albero della vita l'Avis attraverso il sangue dà la vita. Sì, il dono del sangue è importante e si dona la vita quando si dona il sangue. Quest'anno siamo qui a presentare di nuovo con la collaborazione con l'editrice Campi, il nuovo Barba Nera e il piccolo Barba Nera, che verrà distribuito appunto con la collaborazione del Corriere dell'Umbria in tutta la regione. È un modo per ribadire quelle che sono le nostre missioni. La donazione del sangue è importante per molti, è importante perché doniamo la vita a molta gente che ha veramente bisogno. Quest'anno purtroppo i dati donazionali ci portano ancora un calo nelle donazioni. Abbiamo una distinzione fra due tipologie di donazione, sangue intero e plasmaferesi. Nella plasmaferesi abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo, stiamo intorno ai 2200 donazioni, finiremo l'anno, anche se l'obiettivo era 2005. I 40.000 donazioni che erano state programmate, noi forse arriveremo a circa 38.000, quindi siamo sotto le programmazioni nazionali e regionali. Da questo punto di vista siamo molto preoccupati, perché al di sotto di queste soglie non possiamo andare, quindi esortiamo per ogni nostra occasione ai donatori di andare a fare la propria donazione e chi ne ha fatta una ne faccia almeno due, perché il nodo cruciale è che escono donatori che facevano 3 donazioni l'anno e entrano donatori nuovi, perché i donatori sono aumentati, il numero dei donatori che non fanno più di una donazione l'anno, quindi abbiamo bisogno di donatori più costanti, più frequenti e che responsabilmente danno e donano fanno la loro pratica donazionale volontaristica in maniera spontanea e più continua. Quindi abbiamo bisogno di questo. Siamo proprio in un periodo di Natale, il miglior regalo per il prossimo è donare per se stessi e per la gente il sangue, in maniera tale che questa emergenza venga risolta. Più di emergenza parliamo di carenza, perché l'emergenza è quasi irrisolvibile nel breve periodo, quindi noi parliamo sempre di carenza di sangue. Grazie a Dio non c'è ancora emergenza. Però certo, noi speriamo che il dicembre ci possa permettere di fare più di 3.500 donazioni per raggiungere l'obiettivo, perlomeno le stesse donazioni dell'anno precedente. E chiediamo quindi a tutti di farci un regalo grande per molta gente che ne ha bisogno, è il regalo della donazione del sangue. E anche con questo stupendo calendario barbariero, perché sono tante le iniziative che sì, l'Avis regionale fa, tra cui ricordiamo anche quella che ospiterà l'Assemblea nazionale, e quindi si dava tanto da fare, oggi donare fa bene a se stessi, fa bene al prossimo. Noi il 2020 sarà un anno cruciale per l'Avis regionale Umbria, avremo l'Assemblea nazionale e avremo anche la giornata mondiale della donazione, prima volta nella nostra vita che l'Italia organizzerà questo grandissimo evento e l'Umbria avrà un ruolo determinante, perché l'Assemblea nazionale ha deciso di fare la sua assemblea ordinaria proprio a Perugia. Quindi siamo qui nel 2020 a rinnovare le nostre mission, i nostri donatori e far vedere alla nostra regione che siamo attivi anche a livello nazionale. Siamo con il vicepresidente dell'Avis regionale Francesco Petrelli per parlare di questa importante giornata. Oggi si presenta il calendario di Barba Nera, si presentano le iniziative dell'Avis regionale che fa tanto per sensibilizzare l'attenzione su questo problema che è quello della donazione del sangue. Oggi è una giornata cruciale, ormai da più di 10 anni, presentiamo qui in Regione il calendario Barba Nera, che fa parte delle attività della direzione regionale scolastica, e il piccolo Barba Nera, che verrà distribuito dal 14 dicembre dal Corriere dell'Umbria. Poi voi vi siete, diciamo che l'attività dell'Avis regionale Umbria è molto attiva, tant'è che ospiterà, lo ricordavo, l'Assemblea nazionale,
che coinciderà proprio con la giornata mondiale della donazione del sangue? Beh, quest'anno per la prima volta ci sarà la giornata mondiale del donatore in Italia e poi l'Umbria sarà ad ospitare la 85esima Assemblea Nazionale, e proprio Perugia sarà la sede di tutti gli eventi. In questa giornata noi ci ritroviamo anche a fare il bilancio annuale di fine anno per quanto riguarda le donazioni. Anche quest'anno, ahimè, siamo sempre a raccontare il solito refrain con il calo di donazioni, anche se forse rispetto allo scorso anno e agli anni passati forse siamo leggermente messi meglio. Per quanto riguarda la plasmaferesi, non è stato raggiunto l'obiettivo delle 2.500 donazioni regionali, ma siamo sui 2.300, anche se ancora manca qualche giorno, quindi in prospettiva forse potremmo raggiungerlo. Mentre per quanto riguarda le donazioni c'è sempre quel sensibile calo di 500-600 donazioni, però siamo in linea con l'obiettivo del Centro Regionale Sangue, che si attesta intorno alle 38.000 donazioni annuali. Ovviamente sono cambiati i progetti passati, dove comunque si superava le 40.000 donazioni, ma il sangue ovviamente, anche per le nuove innovazioni per quanto riguarda le operazioni chirurgiche e per quanto riguarda la medicina, il sangue viene anche, diciamo, ricollocato, il sangue delle varie attività operatorie, e quindi ne serve anche di meno. Però per essere autosufficienti non possiamo mai abbassare la guardia, perché dobbiamo essere autosufficienti a livello regionale e anche a livello nazionale per le regioni meno dotate di donatori di sangue. Siamo proprio vicino a un albero di Natale che rappresenta l'albero della vita, quindi donare il sangue dona la vita e soprattutto è il miglior dono nel periodo natalizio per se stessi, ma soprattutto per il prossimo. Beh, donare il sangue, lo ripetiamo, fa bene a noi, ma fa soprattutto bene agli altri. Controllarsi e prevenire anche attraverso un esame accurato e donando il sangue, quindi alle persone bisognose, è un augurio che bisognerebbe farci a noi e farlo a tutti. Donare il sangue anche sotto le feste è un buon augurio per l'anno nuovo. È una bellissima iniziativa quella che accomuna l'editoria Luca l'editoriale Campi a quella della donazione del sangue. Ogni anno è un rito, sì. È un rito, è fatto in un periodo in cui c'è l'albero che rappresenta la vita. Donare il sangue dona la vita. Ecco, complimenti alla rappresentante proprio dell'editore Campi per questa lodevole iniziativa. Siamo con Maria Pia Fanciulli. Ecco, veramente emozionante questa iniziativa. Sì, come diceva lei, è esattamente così. Siamo in clima natalizio e questa cordata virtuosa che abbiamo fatto con Avis e Corriere dell'Umbria veramente ci rende molto felici, perché aver istituzionalizzato in un certo senso un appuntamento, no? Così atteso ogni anno, perché comunque ormai si attende il piccolo Barbanera come si attende il calendario Barbanera dell'Avis nelle scuole e nelle case, proprio perché porta, diciamo, questa tradizione e questo importante momento del dono che è tipico del Natale. D'altra parte Barbanera da sempre, nei suoi 258 anni, si è fatto portatore di una cultura del dono, del dialogo, dell'incontro. D'altra parte la stessa parola tradizione ci porta ad un messaggio di così donare saperi, buone pratiche, buoni valori e buoni sentimenti. È vero, tradizione significa trasmettere proprio, e voi trasmettete la saggezza che ci ricorda la nostra identità, la saggezza che ci ricorda come dare vita ai campi, come far crescere gli alimenti. Insomma, è un crogiolo di saggezza questo calendario. È esattamente così, perché quello del Barbanera, appunto, come dicevamo, è una tradizione che ci porta questa forte attenzione non soltanto
ai ritmi del cielo e della terra, ma anche proprio, diciamo, ad ascoltare il respiro della terra, dove ci sono non soltanto piante, animali, ma ci sono ovviamente esseri umani. Quello che, di cui sottolineiamo sempre l'importanza, è questa attenzione ad una biodiversità che non è soltanto la biodiversità della natura, ma è una biodiversità culturale, una biodiversità, diciamo, dell'uomo, l'attenzione a chi ha bisogno, l'attenzione, diciamo, al diverso, l'attenzione a chi si trova in difficoltà, quindi ad uscire da sé, ad accogliere l'altro da sé. Questo veramente è uno degli elementi forti del Barbanera. D'altra parte, come ogni anno, il Barbanera inizia con un dialogo, quindi, diciamo, con un parlare, con un dono, il dono, diciamo, delle osservazioni del cielo che Barbanera fa e che dona a chi poi vivrà sulla terra, diciamo, ogni giorno, con quelli che sono, diciamo, i suoi consigli, i suoi suggerimenti, diciamo, appunto i suoi valori. Saggezza significa anche riscoprire il noi che esiste nel proprio io, e quindi ringraziamo la casa editrice Campi, nella persona mia, Maria Pia Fanciulli, per averci dato questo dono e per aver collaborato per raggiungere gli obiettivi umanitari molto importanti. Donare il sangue fa bene a noi stessi, per prima perché ci si controlla, ma fa bene soprattutto per il prossimo. Grazie a voi, auguri di buon Natale. Siamo con il capo redattore del Corriere dell'Umbria, Doni Alfredo, per questa lodevole iniziativa che accomuna Avis, la casa editrice Campi, e con il Corriere dell'Umbria, che è il giornale di riferimento degli umbri. Certo, noi la lodevole iniziativa in realtà, appunto, è di Avis soprattutto, e di Barbanera, dell'editoriale Campi. Noi accompagniamo questa loro, diciamo, iniziativa ormai da tantissimo tempo, da tanti anni. È un piacere, un orgoglio, ma anche una forma, un senso di dovere, soprattutto nei confronti di Avis, perché la donazione di sangue, lo sappiamo perfettamente, è indispensabile, e quindi la valenza sociale di Avis va sempre sostenuta, oltre che naturalmente ribadita e promossa. In questo senso noi ci sentiamo in dovere, e quindi con piacere realizziamo questa collaborazione. Lo stesso vale per, sia in forma diversa naturalmente, per il Barbanera, di cui ormai siamo partner, accompagnatori, divulgatori, diciamo così, in parte naturalmente, perché la fama di Barbanera ci precede di qualche annetto, e però il 14 dicembre troveremo in edicola con il Corriere dell'Umbria il piccolo Barbanera, che è davvero una pubblicazione deliziosa, con dei bellissimi disegni di Francesca Greco, che merita di essere appesa e di entrare nelle case di tutti gli umbri. C'è bisogno proprio di sensibilizzare, di donare di più. Assolutamente. Perché c'è bisogno di sangue. C'è bisogno di sangue, quindi l'opera di quello su cui insistiamo anche noi è far presente, lo stiamo facendo anche in questi giorni attraverso le pagine dei nostri giornali, di sensibilizzare, di promuovere davvero la donazione del sangue, perché è un passaggio importantissimo, oltre che, diciamo, un atto di altruismo, ma è proprio fondamentale per tantissime persone che ne hanno bisogno.